Alias GT per SoloPalmari, in compagnia questa volta dell'HTC Desire HD e di un tool, uno strumento per smanettoni, ClockworkMod Recovery per HTC Desire HD modificato a cura di udK. Chi è udK? È uno dei cuochi più famosi al mondo su Windows Mobile e Android ed è uno dei guru di Xda-Developers, sono molti a conoscerlo. Il tool è prevalentemente rivolto agli smanettoni, semplifica molte delle procedure che abitualmente si praticano per effettuare il flash della ROM e per altre operazioni di modding, ad esempio creare o ripristinare un backup, cancellare la cache, resettare completamente la memoria, la funzione si chiama wipe, e via di questo passo. Tra i vantaggi c'è il fatto che non è necessario flashare la partizione di recovery originale dell'HTC Desire HD e in più sono disponibili numerose funzioni utili come la partizione della SD, la verifica delle partizioni e appunto backup, restore e via di smanettamenti. Per arrivare al ClockworkMod Recovery per HTC Desire HD è necessario riavviare il sistema ed attivare la modalità recovery originale. Per farlo è necessario in fase di accensione tenere premuti simultaneamente il tasto power ed il volume giù. Attenzione, non è sufficiente premere il tasto power e spegnere e riaccendere lo smartphone. Per via dell'instant boot introdotto dai tech computer con la nuova HTC Sense non si attiverebbe la recovery mode. Ci siamo. Attivata la modalità di recovery, per farlo dobbiamo nuovamente premere il tasto power, questa volta contemporaneamente con il volume su. Andiamo alla voce apply SD card update.zip, che è il file modificato da udK che abbiamo precedentemente salvato sulla memory card. Il tasto invio è sostituito da quello power. Di cui è composto il programma, sono stati decompattati e lanciati. Questa versione modificata per HTC Desire HD creata da udK non ha al momento un tasto funzione dedicato. È una versione prototipale del tool, quindi è necessario premere in rapidissima successione prima il pulsante del volume su e poi quello di accensione per attivare la funzione invio. Non sempre produce il suo effetto, questa volta ci siamo riusciti. Lo strumento non è pubblicamente disponibile, è in via di sviluppo, l'abbiamo detto, e purtroppo non sono noti i tempi di rilascio. Se il santro val bene comunque un assaggio di questo tool che farà la gioia degli smanettoni più accaniti possessori del dispositivo della nuovissima punta di diamante di high tech computer, l'HTC Desire HD.